cioè, la tecnologia, quando viene concepita con una funzione, no? Tutte le tecnologie hanno una funzione, poi possono cambiare. Cioè, uno si dice, ma queste tecnologie, cioè, chi le ha pensate? Le ha pensate con qualche scopo? Chi lo pensa? Cioè, fino a che punto poi davvero, no? Noi siamo immersi in una dimensione di libertà come ci sembra, e invece non è, o fino a che punto è fondamentale, orientare le scelte della tecnologia, perché noi siamo umani anche perché siamo abituati sempre ad aver usato la tecnologia, no? Adesso mi vengono in mente alcune riflessioni di alcuni filosofi analitici americani sul fatto che è un po' come se anche il nostro sistema modale fosse tarato su una certa idea di azione che non si è ancora, tra virgolette, adeguato alla nuova portata delle azioni che abbiamo. Adesso non voglio fare appunto il solito filosofo di turno in quel senso, però mi ha ricordato la risposta 2500 anni fa alla scrittura. Questa diffidenza platonica rispetto al mezzo scritto, di una diffidenza verso lo scritto come una caduta dell'essere, rispetto alla trasmissione orale, Sì, ma rispetto il al discorso corpo. sulla tecnologia cognitiva. Però non è solo tecnologia cognitiva, è proprio sull'apertura di un nuovo mezzo che cambia Che mezzo anche, tecnologia? eh sì, ma proprio uno specifico, che cambia però anche quella portata dell'azione in questo senso. Quindi forse, ecco, più che appunto allontanarcene o abbracciarlo così, chiedere appunto un attimino in che quantità di controllo siamo di come si sta producendo questo cambiamento. Interessante il ragionamento che tu fai, no? Cioè, è come la scrittura, no? Però, che quindi è quello che discorso lei, nasce una tecnologia con certe funzioni. Questo qua nasce all'interno di un sistema capitalistico. Quindi, come dire, non è solo un discorso che è come allora, no, è come allora nel senso che c'è un'invenzione di una tecnologia, ma là una tecnologia che è inventata e quindi è finalizzata, perché nasce, secondo me appunto non è questa idea della tecnologia come una cosa neutra, credo che siamo tutti. Nasce per No, registrare, esatto. nasce per sempre con Nasce l'idea di forse commercio, per per registrare. registrare Qua non comunque, ha credo, sempre una nasce già in un funzione. contesto molto, poi magari potrebbe essere lo stesso, però dico, qua nasce già in un sistema, diciamo, tecnologico militare e di Silicon Valley, che quindi è, diciamo, un turbocapitalismo, diciamo così, che ha delle finalità ben avanzate, ben specifiche e, come dire, in un rapporto tra. Io poi non, appunto, se da quanto ho capito sei un filosofo, quindi come dire, di un No, rapporto però. tra. No, ma devo capito, ho capito bene, no? Quindi. Ma Ma nessuno sa dei funziona solo lì, eh? tuoi parametri Non dei volevo concetti che però sono più buttarla no, anche da quindi Galileo, in un non sono rapporto l'unico qua al diciamo bagno. marzianamente che io non saprei definire. In realtà i capostipite di internet risale comunque agli anni 50, tra gli anni 50 e 60 ed era nato fondamentalmente per scopi militari e aeronautici, cioè si cercava di mettere in comunicazione, aveva una funzione molto specifica in determinati ambienti. Poi lo sviluppo, ovviamente lo sviluppo capitalistico, il fatto che siano associate al tipo di capitalismo che ha preso piede, soprattutto diciamo tra gli anni 60 e 70, quindi a quella specie di ibrido movimento pseudo hippie capitalistico della Silicon Valley, perché si univano i primi, diciamo, grandi appunto fruitori di questo tipo di strumenti, erano personaggi che stavano al limite tra la rincorsa al denaro, una visione anche molto alternativa dell'esistenza. Non a caso erano ispirati dai racconti fantascientifici, c'è tutto quel mondo descritto anche molto a suo modo buffo e affascinante, descritto nei libri degli anni 80 e 90, di questi inventori che univano insieme cose molto differenti, appunto una vita da hippie e al tempo stesso una vita che rincorreva il soldo facile, e si univano le due cose. Poi certo i passaggi successivi sono stati dei passaggi che hanno poi portato ovviamente a identificare questi strumenti con un certo tipo di politiche molto ben definite. Però di fatto è sempre tutto un percorso in trasformazione, perché se guardiamo, per dire, la storia dei social media, il primo social media vero risale al 1997, si chiamava sixdegrees.com e aveva determinate funzioni, poi che si sono sviluppate altre forme di social media che poi hanno fatto sì che è venuto fuori MySpace prima e poi Facebook, che ha cambiato completamente il tutto. Però anche nell'utilizzo
nello sviluppo di social media gli obiettivi inizialmente erano degli obiettivi molto semplici, cioè persone distanti che vogliono entrare in comunicazione. Facebook voleva semplicemente mettere in comunicazione studenti dello stesso campus universitario. E poi... poi entra un venture capitalist e diventa un'altra roba. Cioè, però, non puoi scindere le robe. Secondo me, anche per dire, quando dicevi che poi le cose di fatto si trasformano, ne perdiamo un po' in fondo anche il controllo perché vengono fuori cose non previste. Se uno guarda la storia dei social media, inizialmente non si pensava, per dire, che le persone muoiono e restano i profili social dei morti. Non si immaginava che la prima le prime situazioni che si sarebbero create sarebbero state le fake news, diffusione delle fake news, il revenge porn, gli hater e via dicendo. Sono tutti fenomeni che poi sono nati perché noi esseri umani siamo... Questo sì, però anche invece, guardando dall'altro lato, tutto il ciclo invece di occupazione post 2008 certo. È stato invece reso possibile, in particolare certo, la roba della rete, il fatto che da Occupy Wall Street sia passato. In questo momento storico, più che mai, la tecnologia è, come dire, è lo strumento di dominio più avanzato e quindi non possiamo non partire da questo presupposto, se vogliamo, come dire, problematizzare questo discorso, metterlo all'interno di un'ottica, conflittuale. Io voglio portare la conflittualità, la consapevolezza e la conflittualità, perché siamo devastati e sovrastati da questa cosa e l'intelligenza artificiale andrà immediatamente con grandissima velocità a potenziare ancora questa divisione. Questa tecnologia, se ci attacchiamo troppo, ci buca, quindi bisogna trovare una via di mezzo, come dicevi all'inizio, certo. Sono proprio due porcospini che si vogliono abbracciare, quindi la tecnologia può essere buona per abbracciarsi, ma bisogna fare attenzione che non si ponga troppo. Certamente. Bisogna darsi delle regole. Delle regole. Io credo che appunto il lavoro che dobbiamo fare, perlomeno, cioè io non credo che questa cosa sia più ineliminabile, cioè comunque ne abbiamo bisogno oramai in tutte le cose, non sapremmo più farne a meno. Il problema è che oramai questa cosa qui non è eliminabile, ma quello che dicevamo, che l'uomo è uomo in quanto utilizza tecnologie, perché nel momento c'è la differenza fra un animale e l'uomo, più che se vuoi a livello di intelligenza e elaborazione, è che noi utilizziamo uno strumento e sappiamo che quello è uno strumento che possiamo riutilizzare. Nel senso che anche la scimmia usa il bastone, però poi lo lascia lì il bastone, invece noi ce lo portiamo dietro, ce lo siamo portati dietro e poi ci facciamo altro. Allora dico, la tecnologia fa parte dell'umanità. Quello che dobbiamo capire e imparare a fare è in qualche modo difenderci da alcuni strumenti e poi appunto darci delle regole etiche sopra qualche cosa. Per cui alla fine controlliamo questa possibilità di utilizzo scorretto, delle difese. Io credo che questo sia poi il problema. Tra l'altro, scusa, molto in mente perché mi piace menzionare due persone secondo me molto ammirevoli in Italia, che sono Salvatore Iaconesi e Oriana Persico. Purtroppo Salvatore Iaconesi è stato qua. Ah, è stato qua. E loro avevano un approccio, però vabbè, loro sono molto artistici, sono dei personaggi, sono informatici, artisti, e avevano ideato, messo in luce un utilizzo molto intelligente di questi strumenti. Avevano creato questo progetto La Cura. Lui purtroppo aveva un tumore al cervello e aveva hackerato la cartella clinica in ospedale, aveva creato un sito, aveva diffuso tutte le informazioni, aveva chiesto, utilizzando le sue competenze informatiche, a tutto il mondo di intervenire sul suo tumore, ma non di cercare la cura, di creare una comunità attorno a un malato, sì, che di solito... La sua tesi è che quando si ammala uno non si ammala solo un singolo organismo, ma si ammala anche quelli che sono attorno a lui. Esatto. Quindi la condivisione era... Esatto, il nuovo abitare, che era il progetto successivo prima della morte, era un utilizzo etico dei dati, la consapevolezza che noi siamo... produciamo una quantità di dati anche senza che ce ne accorgiamo, siamo dei produttori dalla mattina alla sera di dati,
e quindi riuscire a creare questo, loro lo definivano questo nuovo abitare, lui e la compagna, che era una costruzione di una società basata sul porre in luce gli aspetti positivi di tutti questi dati, limitandone tutte le caratteristiche negative. Cioè, alla fine, e lo so che è banale dire questa cosa, però è una forma di ecologizzazione del dato, di eticizzazione del dato, la capacità di razionalizzare la situazione.